Certo, credo di sì. Sembra un posto molto aperto di tutte le scelte di ogni persona. I tuoi amici sono tutt'oggi liberi. Anche tra di noi ragazzi non hanno mai avuto ostacoli. Sento molte persone che comunque hanno un po' paura a mostrarsi. Secondo me si è aperta la mente e siamo più aperti a nuove situazioni per quanto riguarda l'amore, insomma. Io proporrei alcune attività anche culturali, appunto di informazione. C'è libertà di espressione, ho trovato da quando sono venuta qui in Emilia Romagna. So che diversi anni fa c'era stato anche il Gay Pride, quindi presumo di sì, che siamo avanti in questo. Penso di sì, ma è una città democratica, no? Una città perfetta. Benvenuti alla nuova edizione di Immagina Domani, il programma dove nelle prossime settimane io e Giacomo Iotti vi racconteremo del presente di Reggio Emilia e del suo futuro. In questa puntata ci occuperemo di creatività e di diritti. E a proposito di diritti, nel primo servizio Giacomo ci parlerà del Remiglia Pride di giugno, di come è andato e di cosa ha significato per la nostra città. Immaginate in questa piazza 20.000 persone per chiedere diritti per tutte, tutti e tutto. Non vi sto raccontando una storia di fantasia, vi sto raccontando la storia del Remiglia Pride che ha avuto luogo qui il 25 giugno 2023. Il Pride del 2023 è stato un Pride estremamente politico perché tantissima gente, non solo la comunità LGBT, ma proprio tante persone alleate hanno voluto essere al nostro fianco per parlare di come non è accettabile che il governo se la prenda sempre con i bambini delle nostre famiglie, che se la prenda sempre con le persone trans, che cerchi sempre di rendere l'Italia un paese chiuso, sessuofobico, eccetera. La città di Reggio Emilia è stata la prima città nell'area mediopadana ad ospitare un Pride nel 2017, quella del 2023 era quindi la seconda edizione del Remiglia Pride. Essenziale per l'organizzazione di questa manifestazione è stata la collaborazione con il Comune di Reggio Emilia. Beh, devo ammettere che mai come quest'anno il supporto del Comune e in realtà di tutta la macchina, non solo comunale ma amministrativa, è stato fondamentale. Il supporto del Comune, anche solo nell'affrontare le riunioni per la sicurezza che abbiamo avuto in questura, in prefettura, eccetera, così come diciamo la legittimità che dà il logo del Comune, ma anche la presenza delle persone più importanti è stato fondamentale. Il rapporto col Comune è sempre stato, almeno da quando ci sono io, un rapporto molto proficuo di ascolto. Molto spesso ci siamo trovati un po' a cercare di spostare l'asticella e abbiamo trovato dall'altra parte un ascolto attivo, un ascolto concreto e non un ascolto scontato, che poi ha portato Reggio Emilia a ricevere anche dei riconoscimenti a livello europeo. Nel 2016 in Sala del Tricolore è stata celebrata la prima unione civile. Non solo la comunità LGBTQI+ è scesa in piazza per il Pride 2023. Reggio Emilia, ancora una volta, si è confermata una città attenta ai diritti, ma soprattutto una città in cui amare. Per rimanere in tema di diritti e pari opportunità, dal 2008 l'amministrazione comunale di Reggio Emilia promuove 365 giorni donna, un cartellone di oltre 100 eventi dedicati alle tematiche del femminile, che vede la partecipazione di 30 associazioni, enti e soggetti del territorio. Sempre di eventi, ma di tutt'altro genere, parla il prossimo servizio. Giacomo infatti è andato per noi all'inaugurazione della mostra Felicitazioni CCCP Fedeli alla linea 1984-2024. Il punk filosovietico, la musica melodica emiliana, tutto il mondo dei CCCP Fedeli alla linea racchiuso nei chiostri di San Pietro per celebrare i 40 anni della band, una mostra che si chiama Felicitazioni. Non ricordo più bene una formalità. Come decidere di avere i capelli, di eliminare il caffè e le sigarette, di fare la fida con qualcuno o qualcosa. A me sembrava già di vedere questo, perché c'è la percezione delle cose che arrivano. Sono miope, ma sono costretto a guardare lontano. C'è tutto l'immaginario che abbiamo espresso come CCCP, che comprende il mondo di 40-50 anni, ma in realtà questo comprende il passato, comprende il futuro. Credo che la grande sorpresa sia questa, non è una mostra celebrativa, non c'è nostalgia, non c'è esibizione, c'è un pensiero complesso sul mondo. Questa è la cosa a cui noi premeva di più.
La mostra è un tuffo nella Berlino di fine anni Ottanta, dove la storia dei CCCP fedeli alla linea ha avuto inizio grazie ad un incontro, quello fra Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti, entrambi reggiani. All'interno dei chiostri di San Pietro, nel cortile, è stato anche ospitato un pezzo originale del muro di Berlino. Credo che Reggio avrebbe sprecato una grande occasione se avessimo portato questa mostra fuori dall'Emilia, no? A Firenze, a Roma. Ci sono città che ci hanno amato profondamente, però questo è il senso vero del nostro essere. Io sono molto contento che Reggio abbia avuto questa risposta così, sì, così forte, sì, sì, così appassionata nei nostri, sì, confronti. La mostra è qui ai chiostri di San Pietro fino all'11 febbraio 2024. Gli orari e i giorni di apertura li trovate sul sito di Palazzo Magnani. Quello che abbiamo visto nell'ultimo servizio è un esempio di come territorio, storia, arte e società possano incrociarsi in maniera virtuosa e dare vita ad eventi di grande valore. Per parlarne insieme a noi ci ha raggiunto in studio l'assessora alla cultura, alle pari opportunità e alla città senza barriere, Annalisa Rabetti. Benvenuta e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Assessora, lei dice sempre che la cultura è per tutti. Che cosa intende e perché per lei questa affermazione è così importante? Questa affermazione è molto importante per me e noi lavoriamo da tanti anni proprio su questo tema. Abbiamo firmato come città il manifesto del diritto alla bellezza, nel quale abbiamo provato a dire che se le città avessero un diritto, il primo sarebbe quello della bellezza e della cultura. E ci siamo accorti lavorando con le persone con fragilità e facendo un mix con cultura e fragilità che questo è un potentissimo mezzo di innovazione sociale. Le persone con fragilità si sentono rispettate, si sentono parte di una città quando entrano nei luoghi della cultura, perché già la bellezza del luogo è educante, è un fattore educante. Ma dall'altra parte abbiamo visto che per gli operatori della cultura incontrare le persone con fragilità vuol dire riflettere, lavorare su se stessi e acquisire competenze. Questo mix è sempre una scoperta, non sappiamo mai, diciamo che sappiamo da dove cominciamo, ma non sappiamo mai dove andiamo a finire. Uno degli esempi, per esempio, che posso raccontarvi è il progetto Incontri. Noi a Palazzo dei Musei ogni anno prendiamo un artista che non conosce la fragilità e lo mischiamo con un gruppo di persone con fragilità che hanno voglia di fare pratica artistica. E ogni anno si sviluppa qualcosa che spesso diventa una mostra. Ecco, in quel luogo, in quei giorni, il museo diventa una loro casa. E quindi piano piano, sempre di più, i musei, Palazzo Magnani, i teatri, sono i luoghi dove anche le persone con fragilità entrano ogni giorno. Su questo abbiamo fatto un convegno poco tempo fa, il convegno su welfare culturale, in cui abbiamo provato a dimostrare che l'arte fa bene anche alla salute. C'erano 400 persone che sono venute da tutta Italia, perché a Reggio Emilia su questo noi ormai stiamo facendo scuola. Prendendo spunto dalla mostra sui CCCP, le faccio una domanda. Per lei l'arte è anche politica? Sì, sì, per me l'arte è anche politica, nel senso che non è ovviamente politica nel senso di scelte, di schieramento, di partiti, ma è politica in quanto scelta. E l'arte non è mai stata neutra e deve non essere neutra. Io credo che proprio come amministratrice locale io ho il dovere anche di fare delle scelte. Vi faccio qualche esempio. Quando si sceglie di fare una mostra come quella di Emergency a Palazzo dei Musei, che parla di sbarchi e di salvataggi, è chiaro che si decide di parlare di quello con una certa visione e in modo anche programmatico. Nel momento in cui io lavoro sui teatri e si parla di teatri, di tematiche di fluidità di genere, si sceglie di cosa parlare. Ad esempio, ultimamente abbiamo fatto un progetto molto bello con Elena Mazzi, che è un'artista, che ha lavorato con la Casa delle Donne e Donne Vittime di Violenza e hanno creato una carta da parati come un'opera d'arte pubblica ed è stato anche questo, è una scelta politica, perché abbiamo deciso di lavorare con l'arte per parlare e per diffondere un messaggio. Quindi assolutamente sì. Grazie Assessora per essere stata qui con noi. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. E grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Ma prima di lasciarci, per chi di voi fosse interessato ad approfondire queste tematiche e cercare ulteriori informazioni su cultura e pari opportunità, può farlo consultando il sito comune.re.it. L'appuntamento con Immagina Domani è per la prossima settimana, stessa ora, sempre su Telereggio.